Non è che noi adesso in Parlamento possiamo metterci a valutare, diciamo così, arma per arma, se un'arma è pesante, se un'arma è leggera. Non è questo il compito della politica. Il compito della politica è di dare un mandato preciso alla diplomazia e ai militari che dica così: noi aiutiamo l'Ucraina ad aiutarsi perché secondo noi è giusto, e io aggiungo è anche assolutamente compatibile con la Costituzione, aiutare un paese aggredito, fuori dal qualsiasi legittimità di diritto internazionale da parte dell'aggressore, aiutarli ad aiutarsi per resistere. A noi non interessa tenerla lunga e rompere le reni alla Russia, è chiaro? Quindi voi, cari militari e cari diplomatici, eseguite questa missione. Lo sapete voi quanto sparo un obice? Non devo saperlo io. Voi vi attenete a una logica di resistenza. Aggiungo anche che attualmente su questa cosa delle armi a volte ci sfugge qualche piccolo particolare, nel senso che l'Europa sta discutendo se aumentare di 500 milioni di euro gli aiuti anche militari. Gli Stati Uniti hanno approvato per 40 miliardi di euro, di cui 20 di armi. Cioè, noi se non la prendiamo da lì, cioè se noi non chiariamo, come devo dire, chiarisce il nostro cosiddetto piano di pace, che cosa vogliamo e come in Europa lavoriamo perché l'Europa prenda questa piega, e cioè dire: noi qui non c'è questione di vincere, qui c'è questione di cessare il fuoco e di mettersi le costine. Io credo che l'Italia debba avere questa ispirazione qui, come ha sempre avuto. Io ho ricordato in qualche comparsata televisiva eccetera, ma noi non eravamo nella NATO quando aiutavamo Casaroli nell'Ostpolitik, ma noi non eravamo nella NATO quando parlavamo sia con israeliani sia con palestinesi, non eravamo nella NATO quando a Kissinger gli era antipatico Moro per dimirarsi, mi limito, diciamo così, no? Non abbiamo mica deciso noi per la solidarietà nazionale, ma noi non eravamo nella NATO quando i volenterosi sono andati in Iraq e noi no. Adesso capisco che noi da soli non possiamo reggere una politica perché non c'è più il muro, non c'è più il blocco, però per bacco l'Europa può intestarsene un modo d'essere nella NATO di questo profilo qui, e noi dobbiamo lavorare per questo. Quindi adesso vedremo quando ci sarà da rinnovare il tema armi o non armi, vediamo che punto siamo della questione. Io dico, la situazione appare anche nuova, perché mi pare di capire, poi nessuno di noi qui non si azzecca gli strateghi militari, diciamoci noi, ma mi pare di capire che la Russia si stia concentrando sostanzialmente la sua offensiva sulle cose che lei descrive come russofone, no? Sia il Donbass, che sia il Kosovo, il Mar d'Azov e così via dicendo. Non è accettabile, certo non è accettabile questa invasione, per l'amor di Dio, non è neanche accettabile dire, quando sento un ministro anche ucraino con tutta la solidarietà, dire a noi Minsk non ci interessa, no, un momento, ma noi di quelle zone lì si discuteva a Minsk quando si fece un accordo che dava un'autonomia speciale a queste cose, che poi non fu rispettato, dicono da una parte o dall'altra, certamente l'Ucraina non fece la riforma costituzionale che aveva promesso lì. Quindi no, non è che noi possiamo tornare a pre-Minsk. Ecco, cerchiamo di
di capirsi, perché sennò la pensavo veramente troppo difficile.